Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Rieccoci qui con il remake di Resident Evil 2. Preparatevi per questa puntata perché ci saranno dei colpi di scena. Iniziamo. Questa la prendo. Questa pure. Non si sa mai. Sicuramente attivo il generatore, c'è William, il padre di Sherry, sicuro. Ora spunta. Ah! Mi ha preso. Dai! Però mi prende sempre. Dai! Ma allora. Sbrigati ad aprire sto coso. Bravo. Sì, però dai. Mettiamo. No, questa per adesso. Che cavolo, non vuole morire. Non lo so. Lo devo sapere io. Allora, qua dobbiamo fare lo stesso discorso della gru. Non si fa niente. Ora che facciamo qui? Raga, togliamo questo che è consumato. Chiccaro veleana, chiccaro. Scusate il francesismo, ragazzi. Sbagliato. Lo devo fare stonare. Ora che ricordo. Amone. Bravo! Ho un regalino per te. Vai! Ancora qui, un'altra volta lo dobbiamo fare. Ah.
30 anni, 30 anni. Per caricare un'arma 30 anni. Bravo. Come dici? Ne vuoi ancora? Stai fermo. Stai fermo. Ecco. Dai, vola, vola. Vola, 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 la te maia. Ok. Benissimo. Scusami, Sherry. Ci vorrà un po' di tempo. Non c'è le munizioni. No. Andiamo, ragazzi. Intanto questa ce la prendiamo di nuovo. L'embrione impiantato. Non può essere salvata. Mi prende per il culo. È sua madre. Venga subito qui. Tu non puoi capire. William è ancora là fuori e se non riesco a fermarlo. E va bene, farò da sola. Aspetta. Aspetta. Posso curarla. Nel laboratorio. Non è lontano. Mamma. Non c'è più tempo. Riguarda milioni di vite. Sherry, mamma ti vuole bene. Addio. Ma stiamo scherzando. Sherry, tranquilla, farò tutto il possibile, ok? Perché lo stai facendo? Perché tengo a te. Grazie, Claire. Ma quando gliel'ha impiantato questo embrione, scusa? Ma forse dopo che gliel'ha impiantata al commissario. Comunque vi do un piccolo spoiler, ragazzi. Sherry è presente su Resident Evil 6. Ah sì. Ammetto, ha detto che il laboratorio è vicino. Aspetta, quella funicolare. Esatto. Ah, non possiamo neanche salvare. Sono qui, Sherry. Andrà tutto bene. Sì, ma Sherry ha il braccialetto? Sì. Sherry, su, andiamo. Tieni duro. Ci siamo quasi. Ah, finalmente. La funicolare. Cioè, è presente su Resident Evil 6. Ma è più grande.
Ok. Ecco qua. Tieni duro, Sherry, ok? Andrà tutto bene. Ok, spero di non aver dimenticato niente. Da qui non si torna. Questa vettura è diretta al Nest. Non uscire fino a destinazione raggiunta. Fortuna. Come avrei fatto senza di te? Mi prendi in giro? Te la stavi cavando alla grande. Poi sono arrivata io a metterti nei guai. Dish. Tieni, questo è tuo. Non lo voglio. Perché? Che dici? È bello. Me l'ha regalato mamma. Il mio compleanno. Volevo solo che fosse a casa più spesso. So che pensi che a tua mamma non importi, ma... Ehi, Sherry, dai. Ehi, tieni duro, ok? Siamo in arrivo al Nest. Tranquilla, ci sono io. Resisti. Scusa, ma con lei in braccio così non è che possiamo fare qualcosa. Se ci sono mostri, zombie. Cerco la medicina. Sherry, va tutto bene. E siamo di nuovo al Nest. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Con Claudio stavolta. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Benvenuti al Nest. Godetevi la visita. Umbrella Corporation. Cioè, ma devo posare sta bambina perché non posso fare assolutamente niente con sta bambina in braccio. Ok. Ecco, mettila lì. Riposati. Ok. Vediamo. Qui dovrei trovare qualcosa. Agente antivirale. È questo, non c'è alcun dubbio. Ehi. Ehi, Sherry. Devo andare. Tu aspettami qui, ok? Io torno subito. Promesso. Cioè, guardate ragazzi, quando la punta a lei la toglie in automatico. Importante, allerta al Nest. Per via di un incidente dell'area nord, tutto il personale Nest dovrà immediatamente iniettarsi l'agente antivirale Devil.
Devil è l'unico modo per prevenire la mutazione G. Se siete stati infettati dal virus G, cercate subito aiuto per individuare e distruggere le cellule G nel vostro corpo. Questa mail è generata automaticamente in caso di emergenza. Non rispondere a questo messaggio. Ok. Ah, quindi con Leon dovevamo recuperare il virus. Con Claire dobbiamo recuperare l'agente antivirale. C'è l'antivirus. Avast. La mappa. Ok. Che non si trasforma lei. E qui finisco di fare tutto. Qua c'è il solito registro. Allora ragazzi, la T la posiamo. Tanto si usa solo nelle fogne. Che neanche con Leon l'abbiamo usata completamente. Se no ci sarebbe la V rossa. Abbiamo troppe armi. Allora qui. Accesso consentito solo al personale autorizzato. L'accesso è vietato. Dobbiamo trovare il secondo livello. Troviamo zombie o leaker. Spero zombie. Accesso consentito solo al personale autorizzato. L'accesso è vietato ai visitatori. Ok. Stai calma. Non abbiamo più munizioni. I nostri menu vengono incontro alle vostre esigenze grazie alle più avanzate tecnologie. Provate i nostri piatti, ideali per una sana alimentazione. Sì, ma noi già l'abbiamo ucciso. Quello che stavamo mangiando. Chi è che si è alzato? Ma chi è questo? Bastardo. Ma tu non sei Giovanni, quello del... della centrale di polizia.
aghi elettrici e granata frammentazione. Sono questi aghi elettrici, scusa. Ah, il... ho capito cos'è. È per il fucile elettrico. Ecco. Prova da sparo grande. Benissimo. Un coltello. Scoppiato. È bellissima quest'arma. Benissimo. Condensatore fucile a scarica elettrica. Buono. Mamma mia, che è diventato? Riduce l'intervallo tra un colpo e l'altro. Questo di qua non l'abbiamo fatto quando c'era Leon. Questo mi sarà utile. Lo combiniamo. Ok. Vabbè, ma sicuramente servirà per accendere la luce in questa zona. Non è che ci serve molto. Perché c'è la centralina elettrica. È ancora rosso. Dottor Lee, il direttore adesso siamo il dottor la Lee. Desidera con urgenza nell'area est. La stessa cosa come abbiamo fatto con Leon. Tu come stai? Stai morendo? Ecco cosa abbiamo trovato. Cioè l'abbiamo trovato già qui. Questo l'abbiamo visto. Ok, l'agente antivirale è nell'area ovest. Ecco ragazzi, dobbiamo prendere, al posto del virus, dobbiamo prendere l'antivirus. Allora, intanto che abbiamo trovato il modulatore di frequenza, noi andiamo a fare subito quello. Cioè, perché con lì non l'abbiamo fatto. Sono curioso di vedere questa stanza illuminata. Os.
guardate. Raga, un borsello. Un borsello. Grande. Escursionista, ho guadagnato un trofeo. Abbiamo praticamente preso tutti i borselli. Allora valeva la pena fare questo. Nota di Wenli. Dio santo, sangue dappertutto. Cosa diavolo sta succedendo? Sono morti, sono tutti morti. Sono stati quegli uomini. Luz. Vabbè. Le forze speciali del quartier generale. Ma perché? Non dovevano proteggerci? Ci sono cervelle e sangue dappertutto. Ditemi che questo è un incubo. Dio santo, perché? Non dicevano tutti che sono un genio? Un genio come me non può morire in un posto come questo. Ho sempre ottenuto ottimi risultati. Mi hanno fregato. Ah, ma sarò io a fregare loro. Vincerò il Nobel. Sono un eroe, un genio, un dio. Non morirò, non... sì, un dio. Oh, 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 che cazzo è? Oh, ma tu non vuoi morire? Che cazzo di problemi hai? Cioè, 3 scariche elettriche gli abbiamo dato. Guarda intanto cosa c'è. E come lo colpiamo? Non abbiamo proiettili. E niente, ragazzi. Sicuramente la ritroviamo. Giovanni si è alzato di nuovo. Vabbè ragazzi, sostanzialmente ci serviva lì. Qui non ci serve andare. Lasciamolo lì vivo, Giovanni. Cioè vivo. Oddio. Morto vivo. Morto vivente. Raga, salviamo e ci vediamo nel prossimo video, sì. Ok ragazzi, direi che possiamo terminare qui questo video e ci vediamo nel prossimo. Sostanzialmente dobbiamo fare le stesse cose che abbiamo fatto con Leon alla fine. Sicuramente dobbiamo distruggere anche la pianta 43. Però, cioè, la storia è diversa, cambia qualcosa nella storia. E al posto di recuperare il virus, dobbiamo recuperare l'agente antivirale, cioè sarebbe l'antivirus, per salvare Sherry. Ok, ragazzi, un saluto a tutti.